andare via, su questo non ci sono dubbi. A proposito di questo, vediamo in questo momento una schermata, che Alessandro, dice? Che è il realizzatore di tutti questi momenti statistici. Insomma, è emblematica perché proprio attesta che lo straordinario rendimento del Catania di Montella è quasi uguale a quello del Catania di Marino. Alla 23ª giornata, ricordiamoci che praticamente matura il tragico 2 febbraio e da quel momento in poi il Catania Marino praticamente precipita. Non fa più statistica. Quindi sostanzialmente ecco, Montella ha portata di mano il miglior rendimento, se il trend dovesse continuare su questi livelli, il miglior rendimento in assoluto dal ritorno del Catania in Serie A. Posso dare abbiamo anche il conforto numerico, certo. Volante su Montella, mio personalissimo. Allora, quello che ammiro in Montella sono la grande sagacia, sì, anche tattica, l'organizzazione del gioco, però la tranquillità e la serenità nell'affrontare tutte le situazioni, in campo e fuori dal campo. Questo traspare in Montella, un grande equilibrio, un personaggio di grande equilibrio, che nel calcio moderno non è una cosa molto usuale. Ci sono anche personaggi. Altri rilievi di carattere statistico che abbiamo preparato con l'aiuto di Rosario Pappalardo e Giovanni Laneri, che hanno fatto un lavoro come al solito straordinario in grafica. Possiamo insomma vederle insieme, oltre a quella appunto che abbiamo appena mostrato di Vincenzo Montella. Abbiamo preparato anche quello che era il consuntivo degli incontri in Toscana del Catania in Serie A per appunto dare conferma che si è trattata in assoluto della prima vittoria in A del Catania in terra toscana dopo 26 partite. In precedenza erano arrivati soltanto 8 pareggi e 17 sconfitte, con un saldo di reti disastroso, 16 gol fatti e 54 subiti. E il Catania non vinceva in Toscana in assoluto dalla stagione 84-85, campionato di Serie B, allenatore Renna. Era il Catania appena retrocesso alla Serie A, che vinse 3-1 ad Empoli. Questo era l'ultimo successo in Toscana. Vi abbiamo raccontato, sì, che col Siena erano stati soltanto pareggi, solo pareggi, nella storia. Si era sempre giocato ad ottobre, Alessandro, questo forse ti era sfuggito. Quasi sempre giocato ad ottobre, e le partite giocate ad ottobre tra Siena e Catania non si erano concluse sempre con risultato di 1-1, sì, sempre il Siena in vantaggio e sempre il Catania, a rimontare. Poi c'è anche una statistica che abbiamo in qualche modo anticipato dalle pagelle, riguarda Francesco Lodi, perché... E questa vi sembra uno, sì, degli argomenti? Sì, questa è una statistica davvero interessante, la statistica che conferma come Lodi sia il centrocampista, insieme a Nocerino ed Hernanes, più prolifico della Serie A. 7 reti, sì, qualcuno lo dirà, tante su calcio di rigore, ma bisogna anche saperli battere i calci di rigore, mica è scontato realizzarli. Ma precede insomma gente come Marchisio, Amsic, Jankovic, Giacomazzi, Pjanic e Thiago Motta. Rigoni, un ottimo. E Rigoni, che vedremo domenica con il Novara. Insomma, se continua così, Lodi, almeno, non lo so, una chiamata simbolica da Prandelli potrebbe anche meritarla. Si confermerà il capodannonia del Catania. Reputi, Maurizio, un rendimento straordinario. Lodi sia cresciuto in maniera esponenziale, come dimostrano i gol che ha realizzato con la maglia del Catania, sia davvero un giocatore pronto anche per una chiamata importante come quella in azzurro? Ma sinceramente o perché non lo so. È made in Catania, allora a volte le attenzioni gravitano spesso anche su società, probabilmente solo sulla carta, con maggiore visibilità. Io credo, sì, questo per certi versi può anche influire, però mi sembra che Prandelli sia una persona molto seria, molto equilibrata in questo senso, quindi se un giocatore è bravo non credo che possa lesinare eventualmente ad una chiamata. Lodi, io gli auguro di essere convocato in nazionale, però credo che in questo momento sia un giocatore importante per il Catania, sta facendo secondo me benissimo, molto molto bene, è diventato padrone di un ruolo non facile e credo che se continua a giocare a questi livelli, se continua anche ad essere bravo nel finalizzare, nel concludere anche su punizione, su calcio di rigore, che non è mai facile. Ha portato 8 punti, esatto, che sono tanti. Io credo che possa essere invece un giocatore importante di Serie A, che non è poco. Rispetto a quello che ha fatto. Cioè, è molto aiutato anche da un centrocampo funzionale che abbina qualità e quantità. E si esprime al massimo Lodi perché accanto a dei giocatori buoni come, certo, Almiron, come Izzico, che sta veramente impressionando. Però ci siamo distratti, esatto, su due argomenti, quello legato a Montella, no, volevo la sensazione di Alessandro Vagliasini, ma Montella rimane perché ogni volta... Secondo me Montella è così intelligente
che ha capito che un altro anno a Catania lo lancerà davvero in orbita, perché può correre il rischio che hanno corso malamente altri tecnici che sono andati via da Catania forse troppo presto e non hanno poi ottenuto i risultati che speravano. Però io credo che Montella non ha sempre beneficiato il Catania in quel sì caso. Sicuramente però esatto. Montella ogni anno un allenatore diverso. Dipende se è una chiamata importante, ecco, Montella va via esatto. Dipende da che chiamata a 38 anni è nato ieri come allenatore, a 38 anni non ha questa fretta di dover però io per credo forza che andare in questo via da momento, a parte ovviamente le sirene, no, delle grandi squadre o di qualche opportunità, beh, indubbio che in questo momento è un profilo. Io credo che il Catania e il Montello siano in questo momento un'unica cosa, pensano solo ed esclusivamente a fine del campionato. Perché anche perché hanno deciso molto sulla campagna acquisti del Catania, cioè avere Montella a mio avviso ha aperto tante strade su piste di giocatori che insomma hanno alzato però molto il livello qualitativo del Catania. Obiettivamente credo che sia veramente presto associare Montella a qualche altra squadra, mentre non è presto per eventualmente riprogrammare quello esatto, che può essere il esatto Catania di anche se ci sono due, due aspetti rilevanti rispetto ai tecnici che però prima sono seduti sulla panchina del Catania: Mihajlovic e Zenga. Montella è un tecnico che ha affascinato, ipnotizzato la stampa, i media. Non piccolo abbiamo, Barcellona esatto, definito. Noi non abbiamo mai sentito dire queste espressioni né nei confronti di Marino, che oltretutto era un tecnico che faceva giocare il Catania come nessun altro, probabilmente prima o dopo Montella. Non l'abbiamo mai sentito dire a Zenga, del quale naturalmente i media e la stampa e gli osservatori parlavano come un grande uomo di carattere, ma probabilmente scarso di contenuti, e in realtà probabilmente dopo l'esperienza di Catania hanno avuto altrettanta fortuna. Di Mihajlovic si parlava di un, diciamo, un sergente esatto, un temperamento fortissimo all'interno del contesto della squadra. Abbiamo sempre detto che il secondo Marcolin era esatto, lo stratega. Il secondo di Mihajlovic era il suo insomma il suo secondo, cioè ad uno era affidato la questione tecnica, a un altro era stato invece la questione relativa alla tensione allo spogliatoio. Mihajlovic era bravo soltanto in quello. Beh, lo dimostrano le storie, ma Montella probabilmente e ce le ne ha accorgiamo, tutte e due queste qualità. Esatto, e ce ne accorgiamo settimanalmente, le ha tutte e due. 38 anni si può anche diventare tecnici del Barcellona, Alessandro, anche a 40 volendo. Di Guardiola. Esatto, e quindi perché no, Montella, insomma, potrebbe essere davvero un predestinato. Ma intanto io